Bentornati ragazzi e ragazze sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che venite a vedere un mio video. Oggi parliamo di quello che è probabilmente il film Disney più famoso degli ultimi 15 anni, e come potete leggere dal titolo sto parlando di Frozen, che in italiano ha avuto il sottotitolo di Il Regno di Ghiaccio. Secondo molti una trasposizione di Disney della fiaba di Hans Christian Andersen, cioè La Regina delle Nevi, ed è la storia di queste due sorelle, Anna ed Elsa, figlie del re del regno di Arendelle, che dovranno gestire il patrimonio dei propri genitori dopo la morte di questi ultimi. Solo che Elsa ha dei strani poteri che non riesce a gestire, e per questo causerà un disastro che la farà scappare per le foreste al di fuori del regno, e Anna dovrà cercare di riprenderla. Frozen è a tutti gli effetti un vero e proprio cult che sentivo la necessità di affrontare proprio in questo periodo. È diventato forse il film d'animazione Disney col più alto incasso della storia del cinema, anche se nel 2019 è stato superato dal seguito. E pur avendo un'animazione di tutto rispetto, pur avendo delle canzoni che comunque sono entrate di diritto nella cultura pop, non è degno secondo me dell'enorme successo che ha avuto. È un film che cerca di riportare la favola classica dopo La Principessa e il Ranocchio, che ancora mescolava l'animazione 2D, continua la via del 3D che è cominciata con Rapunzel, ma non riuscendoci a livello qualitativo, perché è un film dannatamente piatto, un film con dei personaggi ultra stereotipati che non riescono minimamente a colpire, non riescono ad essere impattanti, e quelli che forse dovrebbero esserlo risultano semplicemente delle macchiette fastidiose. In primis il pupazzo di neve che diciamo ha fatto vendere milioni di peluche nei Disney Store di tutto il mondo. Lo vidi tempo fa con le mie cugine quando ancora erano piccole, e comunque sentì che effettivamente qualcosa non andava all'interno di questo progetto della Disney. Questo film, come la maggior parte dei classici, è una rivisitazione completa della favola a cui va a ispirarsi, e devo dire veramente una rivisitazione terrificante. Nessun personaggio riesce a colpire, da Olaf a Anna, da Elsa a Kristoff, per non parlare dei cattivi. Secondo me questo film ha voluto molto riprendere diciamo una caratteristica che la DreamWorks ha adottato con Shrek, ovvero il voler rendere gli stereotipi delle fiabe gli antagonisti, perché il principe qui è l'antagonista. Solo che se in Shrek quello brillava tantissimo, pur essendo anche quello uno stereotipo, qui invece il villain risulta essere anche qui veramente terrificante, veramente uno schifo, un pugno nell'occhio nei confronti di chi guarda. E voi fatemi sapere cosa ne pensate di Frozen, Il Regno di Ghiaccio. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, mi raccomando. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.